quello dei flussi, in un mondo in cui invece è così individuale da gestirsi in proprio, non è facilissimo, ma sta lì. I fondatori di città oggi non sono i fondatori dei confini, hai ragione. Non sono i confini, i fondatori di città sono quelli che fanno la gestione dei flussi, che sanno gestire i luoghi dove si gestiscono i flussi. È stato detto prima di chi ha comprato, del grande imprenditore americano che ha comprato 12.000 ettari, non so quanto, e ci fa una città, ma quella città vive di flussi e lui sa che i flussi che gli interessano, che interessano gli abitanti, che interessano coloro che vedono quella città come città capitale, è perché lì gestiscono i flussi. Roma. Per molti anni abbiamo pensato che la capitalità fosse Roma perché gestiva i flussi delle concessioni, delle attività amministrative, dei trasferimenti degli insegnanti, non serve più niente. Ma il meccanismo è un meccanismo di flussi. Ritornando a quello che ho detto all'inizio, da abbastanza bravo conoscitore di Abruzzo, da tanti anni che ci lavoro, che ci vengo, che ci ragiono sopra, il problema vero è che in qualche modo questa cultura di ritorno verso un medio grande favorisce la dimensione abruzzese. La dimensione abruzzese non ha mai avuto la capitale, non ha mai avuto il rigetto contro la capitale come il Lazio, come il milanese, come la Lombardia, come il Veneto contro Venezia. È stata una società multipla, una società polivalente, articolata, e quindi non è condannata ad essere quella che vuole la capitale. Non è stata neppure una società soltanto di pochi, perché la società abruzzese, il Borgo Lavuto, lo gestisce, lo vive, ma sa benissimo che oggi il Borgo è una delle cose che gli porta qualche problema di flusso nel prossimo futuro. Lo spopolamento dell'Appennino vi porterà sicuramente al livello di costa adriatica qualche problema di flusso, e questa gestione dei flussi non può avvenire né con la grande capitale né con i borghi. Ha bisogno di città intermedie, di città intermedie che vogliano essere città intermedie, non città capitale. E l'augurio che si può fare una realtà come questa, una strategia, a una congiuntura del tutto particolare come quella attuale, è proprio quella di saper fare una nuova città non capitale ma funzionale di gestire i flussi. Grazie. Iniziamo al professor De Vita e auspichiamo che la sua prospettiva di creare una città intermedia in grado di gestire queste funzioni che stiamo definendo possa realizzarsi al più presto anche con la nuova Pescara. Invito subito, per completare il quadro, la professoressa Forlani per poter ascoltare il parere anche dell'architetto e dell'urbanista. Siamo leggermente in ritardo e quindi le chiedo, se possibile, di contenere. E ringrazio soprattutto per questo invito, mi dà la possibilità di esporre un punto di vista, quello dell'architetto, che penso inserirà nei discorsi che sono stati fatti finora qualche cosa di un po' diverso, e riprenderà anche l'uso della paura che è stata richiamata sia dal sindaco Alessandrini che dal nostro presidente, ma non è una paura semplicemente della novità, del progresso, ma un'attenzione, quindi, come dire, richiamerei un po' al principio di precauzione.
Il tema che mi è stato sottoposto chiaramente è un tema vastissimo, ci sono intere comunità scientifiche, settori disciplinari diversi che stanno studiando questo fenomeno nuovo, tumultuoso della città sconfinata, e quindi in questi 10 minuti di tempo credo di non riuscire sicuramente a dire tutto quello che si dovrebbe dire. Mi auguro che ci siano altri incontri per questo. Quindi la mia relazione sarà un po' scoordinata forse rispetto a quello che è stato fatto prima, perché vorrei prendere alcuni elementi dell'invito che mi è stato fatto e analizzarli sia pure brevemente, o meglio, come dire, lasciare una traccia, un dubbio, una possibilità di riflessione in tutti voi su quanto cercherò di tirar fuori. Intanto una brevissima diciamo osservazione sul titolo che è stato proposto. C'è un'asserzione: le ragioni di una rivoluzione necessaria. Io la vedo più come una domanda: è necessaria effettivamente o no? Abbiamo una serie di identità, adesso sono state dette tante cose su questo, su cui dovremmo secondo me riflettere e cercare di porre più domande che risposte, e le domande dovrebbero essere come dire, corroborate da un forte spirito critico e da numerose conoscenze, competenze su tutti i campi che investe un'operazione del genere, una città così diciamo infinita. Quindi oggi abbiamo tutte le informazioni per scegliere, oppure dobbiamo ancora cercare, dobbiamo farcele? Lascio queste domande e passo a uno dei punti che mi è stato sollecitato, e quindi come architetto tecnologo in particolare vorrei fare un po' il punto della situazione su quello che la tecnologia fa. Si richiama alla potenza della tecnologia. In effetti la tecnologia può essere molto potente, è un'arma che può essere utilizzata nel bene e nel male, e poi vediamo che cosa può succedere a volte a distanza di moltissimo tempo. Prenderò in esame 3, diciamo così, invenzioni tecnologiche o innovazioni della tecnologia che hanno portato grosse rivoluzioni anche nell'aspetto, nella forma della città. Ad esempio, le grosse innovazioni nelle armi, in tutto quanto è il sistema bellico, e quindi il cannone, ha reso a un certo punto indifferente la presenza delle mura, e quindi la città ha fatto a meno delle mura, è uscita, si è disposta nella campagna intorno, ed è finito uno dei sistemi teorizzati per secoli della forma urbana. La distinzione tra la forma urbana, tra il costruito e la natura esterna, anche in gran parte antropizzata attraverso l'uso agricolo, la campagna. Queste due configurazioni del territorio a un certo punto finiscono, si disperdono, e su questo bisogna riflettere. A mio avviso è un punto di forte riflessione. L'altra invenzione, diciamo così, è una macchinetta in realtà, è un piccolo oggetto, è l'ascensore, però ha reso possibile la sfida della Torre di Babele. Siamo riusciti a raggiungere, come dire, il cielo, andiamo sempre più avanti. Non so qual è l'ultimo grattacielo costruito, ma so che stiamo arrivando a delle dimensioni veramente impressionanti. Quindi la città, con l'innovazione del sistema bellico, diventa una città sparsa sul territorio, con l'invenzione dell'ascensore, questo piccolo strumento che consente di salire facilmente ed evitare le scale, fa nascere una città verticale. Anche qui praticamente andiamo a colpire una serie di teorizzazioni
penso a Vitruvio ad esempio, a tutte le attenzioni che bisognava mettere nella scelta del sito e nella costruzione dell'edificio rispetto al sole, rispetto alla salubrità. Questo vanifica totalmente, così come era vanificata la forma urbana, ma ancora di più emerge la sfida che connota sempre di più l'uomo moderno, l'uomo che tenta di superare tutti i limiti. La terza innovazione o la terza rivoluzione è quella informatica di cui abbiamo già detto e parlato. Ed è quella più vicina a noi, quindi diciamo che noi architetti progettisti l'abbiamo vissuta, la stiamo vivendo ancora e avevamo pensato che potesse portare a delle grosse modificazioni della forma urbana, perché avrebbe consentito di avere città che potevano collegarsi materialmente e quindi alleggerire il territorio delle infrastrutture pesanti. Tutti noi abbiamo ipotizzato, configurato anche forse forme utopiche di vita, in realtà non è successo. Noi utilizziamo questi mezzi, secondo me, con il minimo di potenziale che hanno, nella maniera più stupida, consentitemi questa parola, per fare più che altro pettegolezzi. Invece potrebbero essere una enorme risorsa per i nostri territori, pensando ad esempio al telelavoro, alla telemedicina, usiamo solamente il commercio, ma potrebbero dare vita a territori che stanno perdendo invece quella vita. Ci sono state delle occasioni proprio recentemente, a partire dal sisma dell'Aquila, ma ancora dopo i sisma che si sono ripetuti nell'Italia centrale, in cui la ricostruzione poteva assumere un modello diverso di città e creare dei possibili collegamenti tra i borghi di cui diceva De Rita. E proprio con De Rita se ne parlava nel 2012 sul terremoto dell'Aquila, di fare fusioni di comuni, di piccolissimi comuni che potessero diventare un'entità diciamo più forte a valenza culturale per poter ricostruirsi. Questo non è avvenuto, ma diciamo che la situazione è ancora aperta. Allora la tecnologia. Scusate, voglio farvi un'ultima immagine. Quell'immagine che vedete sotto c'è Colletta di Castelbianco, che è una sperimentazione di Giancarlo De Carlo per fare un villaggio collegato sull'entroterra montano della Liguria, collegato in maniera immateriale con il resto del mondo, però non ha avuto quel grande successo perché c'è bisogno anche di una cultura che purtroppo stenta ad essere intrapresa anche dalla politica. Si va più per cose più evidenti, più immediate. L'altra immagine, quel zigo-zago che vedete sulla cartina geografica, è un primo sistema, quello è l'altopiano di Navelli, e abbiamo fatto una ricostruzione dei collegamenti immateriali, quindi erano i collegamenti visivi e di comunicazione tra le torri dei diversi paesi. Questi collegamenti riuscivano a far arrivare in brevissimo tempo le notizie di quello che accadeva dall'Aquila fino al mare, fino a Punta Penna, fino a Torre di Cerrano. Noi avevamo preso proprio questo modello per dire: è possibile vivere in un entroterra che oggi tende a spopolarsi, collegati immediatamente, oggi con queste tecnologie, lo facevano allora, oggi con le nostre tecnologie potremmo fare veramente tanto di più. Dopo questo brevissimo excursus sulle tecnologie e sulla potenza della tecnologia, torno un po' all'argomento da tematizzare, le città nuove e sconfinate. E vorrei un attimo puntualizzare una questione. Oggi parliamo, è uno dei problemi diciamo emergenti, la megalopoli, ma ci dobbiamo chiedere un po' tutti, queste megalopoli dove sono? È stato ricordato nel primo intervento, un miliardario compra un terreno e costruisce una città.
Ecco, se guardiamo i numeri, che sono tra l'altro in progress, nel frattempo cambiano, la maggior parte di queste città sono in luoghi sconfinati, vuoti, territori dove non c'è niente, sono deserti. Si tende quindi a una urbanizzazione che non ha nessun riferimento storico, culturale del territorio. Allora, dobbiamo chiedercela questa domanda. Noi siamo in Europa, siamo in Italia, siamo in Abruzzo, non abbiamo territori sconfinati. E seppure ce l'avessimo, siamo sicuri che una megalopoli funziona, ovvero risponde a quelle aspettative di grandezza che ci stiamo un po' ponendo per essere alla pari con il trend, per cercare di non perdere il treno della modernità, del progresso? Riflettiamo sulle cose e cerchiamo di avere tutti gli elementi per decidere se effettivamente seguire questo trend o se invece fermarsi e pensare che, così come per la biologia, la biodiversità e vita, forse anche per la nostra civiltà la diversità culturale è la molla vera per la civiltà e per progredire nella civiltà. Pensiamo anche che ci sono dei grossi problemi. Derrida prima ha nominato Bauman. Bene, Bauman, seguendo anche gli studi di Simmel, che sono addirittura degli anni 30, analizza quello che accade nella metropoli allora e tanto più succede oggi nella megalopoli. Si perde quella solidarietà di cui si parlava, si perde una responsabilità. Quello che emerge è l'indifferenza. Non lo dico io, lo dicono dei grossi studiosi in questo campo. Quindi queste città si connotano prevalentemente di indifferenza, ma l'indifferenza è anche quella che noi ci portiamo dietro creando una megalopoli globale, il villaggio globale scisso dalla città reale, con gli spazi collettivi, con gli incontri, con la porosità reale. Che cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo tenere presente? Io penso che l'Italia abbia delle caratteristiche totalmente diverse da questi paesi, dall'Asia, dal Giappone. Per ora la megalopoli più grande del mondo è Tokyo, con 38 milioni di abitanti, ma la sfida è aperta. Pechino sta lanciando la nuova Pechino con 120 milioni di abitanti. A me queste cose fanno paura, lo dico sinceramente, fanno paura. In Italia siamo solo 60 milioni di abitanti, dovrebbe essere un'unica cittadina media a questo punto, neanche una città intermedia, come si diceva prima. Io penso invece che dobbiamo pensare alla nostra diversità e fare di questa diversità la molla per un'innovazione forte, per una nuova civiltà e anche per una nuova umanità. Abbiamo una serie di dati, ma abbiamo anche alcune questioni da mettere in evidenza. Quando si parla di nuove città, ci dobbiamo porre la domanda se c'è bisogno. Da una serie di rilevazioni di dati, dei censimenti, viene fuori che ad esempio in Italia ognuno di noi, dal neonato alla persona anziana, ha a disposizione 400 metri quadri. In realtà poi così non è, ma ci sono. E sono stati costruiti negli ultimi anni diversi milioni di edifici nuovi. Nonostante questo ci sono quasi 100.000 persone con sistemazione precaria, con senza tetto, e allora da qualche parte chi può sa. Vuol dire che quei flussi migratori di cui si parlava hanno spostato, lasciando una parte di territorio vuoto.
E allora quindi è il caso di pensare a nuove urbanizzazioni, o piuttosto invece a capire come si può intervenire, come si deve ripensare l'intero territorio, perché noi abbiamo lavorato molto negli anni passati sull'edificio sostenibile, poi ci siamo accorti che la sommatoria di edifici sostenibili non fanno la città sostenibile. La città sostenibile è fatta di tante altre cose, oltre quello di cui ci parlava Monsignor Forte. Cose tangibili, una governance della città molto più complessa dell'edificio. Oggi sappiamo che la città, comunque, sostenibile, seppure pensata, quella nel deserto, costruita in maniera sostenibile, non lo è rispetto al suo territorio. E quindi il nostro pensiero deve andare alla totalità del territorio, ad una progettazione complessiva. Ci sono chiaramente diverse posizioni rispetto alle megalopoli. L'ONU, ad esempio, in un'analisi di tipo economico dice che sono un effetto estremamente positivo, perché le megalopoli cinesi, ad esempio, riescono a mantenere l'altra metà del paese che vive ancora nelle campagne. Abbiamo un parere totalmente opposto nel Dipartimento di Protezione Ambientale, in cui invece il rilevamento dell'inquinamento in queste città comincia ad essere veramente insostenibile. Si accrescono le malattie, quindi il problema sanitario è enorme in una megalopoli, è enorme in una città verticale. Quindi queste cose le dobbiamo mettere sul piatto della bilancia quando dobbiamo andare a decidere che cosa vogliamo fare, quanto vogliamo far crescere le nostre città. E quindi si tratta di capire come urbanizzarle. Oramai noi architetti lo sappiamo che il progetto non è più semplicemente, come facevamo quando io sono entrata in facoltà di architettura, il progetto doveva essere le indicazioni per la costruzione. Oggi sappiamo che qualunque progetto, e soprattutto una pianificazione, non può che essere una concertazione molto ampia tra diverse discipline, ma non soltanto quelle che generalmente mettiamo in campo tra l'architetto, l'urbanista. Ci vuole il sociologo, ci vuole l'ecologo, è importantissimo, ci vogliono gli ingegneri idraulici, i geologi, ci vogliono una quantità di personaggi che entrano in campo, altrimenti si fanno dei grossi errori. E pensiamo che la urbanistica moderna, ad esempio, è piena di grossi errori. Vi voglio ricordare, ho letto diverso tempo fa, e concordo pienamente, un libro che è una sorta di mea culpa di Bernardo Secchi, che è un grande urbanista, che ha scritto La città dei ricchi e la città dei poveri, individuando quanti errori sono stati fatti nella pianificazione delle nostre città, nella costruzione dei quartieri che sono diventati ghetto. Allora, torniamo al limite, il succo di questa relazione. Qual è il limite in questa situazione, nella nostra situazione attuale estremamente critica, non soltanto a livello ambientale ma anche socio-economico? Noi abbiamo provato, stiamo lavorando su questi temi da diversi anni, a ripartire da quello che può essere l'essenziale per la sopravvivenza, e ho trovato questa formuletta, che poi sono i beni comuni, diciamo, una formuletta che è utilizzata dai soldati o da chi fa i corsi di sopravvivenza, che viene chiamata la regola del 3. La regola del 3 praticamente dà una serie di indicazioni per la sopravvivenza: 3 minuti senza aria, 3 giorni senza, 3 ore senza protezione climatica in climi estremamente rigidi, 3 giorni senza acqua, 3 settimane senza cibo. Voi mi direte, ma cosa c'entra questo con la città? Bene, noi abbiamo proprio fatto una riflessione partendo da questo, e cerchiamo di capire
Ora ci troviamo a risolvere una serie di guasti all'interno delle città, all'interno dei territori, cioè abbiamo una serie di problemi. Guasti prodotti da tecnologie, quelle che noi chiamiamo le tecnologie esplorative, ovvero quelle che sono andate avanti senza quel principio di precauzione che richiamavo al principio. Ci sono altre due possibilità, sempre utilizzando la tecnologia per sanare questi danni. Uno è quello che generalmente viene apprezzato di più, piace di più, perché è molto più, diciamo, di visione immediata, che è quello delle tecnologie riparatrici. Ad esempio, se io ho un problema di aria inquinata, mi invento, costruisco una macchina che purifica l'aria. L'altro sistema invece è quello delle tecnologie appropriate o sostenibili, che cerca di capire qual è il problema che ha causato quel danno e cerca di intervenire su quel problema. Se stiamo sempre sul caso dell'aria, ad esempio, perché l'aria è inquinata? Perché ci sono emissioni, ad esempio, da veicoli? Bene, allora si interviene sul traffico, si cambiano le tipologie di veicoli e così via. E quindi siamo arrivati ad individuare per ognuna di queste di questi elementi che sono i beni comuni a cui dovremmo tenere una linea, una declinazione di tipo progettuale e pianificatorio. Quindi assicurare l'aria pulita in questo modo, intervenendo sulla produzione industriale, ad esempio, la protezione climatica, ripensando le fonti che siano rinnovabili, c'è solamente il sole, ma dobbiamo uscire dall'ottica di pensare di sostituire l'energia fossile con un'altra energia. Si tratta di trovare varie possibilità. L'acqua, se va ripensato il metabolismo della città, la sfida è zero reflui. Il cibo, va ripensato il settore che deve tornare ad essere il settore primario e configurare dei simbiosi con altri sistemi produttivi industriali. Noi abbiamo fatto una serie di sperimentazioni proprio in Abruzzo che potrebbero essere di interesse, però Confindustria non ci ha dato retta. Il richiamo, mi piace qua adesso fare un richiamo alla Genesi, è a coltivare e custodire. Genesi 2.15. Allora, qual è la sfida vera e qual è il coraggio che dobbiamo avere? Quindi la paura io ce l'ho per le cose che si fanno senza averne pienamente coscienza. Invece il coraggio ce n'ho molto per delle cose che stentano invece ad essere prese in considerazione. Viviamo una terra finita, con risorse limitate, quindi dobbiamo necessariamente pensare in modo ecologico ed essere cosciente di molti limiti. I biologi temono l'estinzione della specie, ma ci sono speranze se riusciamo a prendere provvedimenti in tempo. Qui c'è la citazione di Edward Wilson, un biologo che si sta operando moltissimo per capire come fare. Ha scritto nel 2016, un libro che si chiama Metà della Terra, e pensa che se riuscissimo a mantenere la biodiversità di metà della Terra, forse ce la faremo. E Barry Commoner, uno dei più famosi biologi che si è occupato di ambiente, che ha scritto negli anni 70 il libro Il cerchio da chiudere, il suo ultimo libro è del 90, proprio prima che morisse, e si chiama Far pace col pianeta. Commoner fa un'analisi molto lucida della situazione e auspica che l'umanità, dopo inutili sfide, faccia pace con la natura, faccia pace con il pianeta. Individua in maniera molto attenta quanto ci vuole per fare quell'operazione che vi dicevo prima con la regola del 3, analizzando l'aria, l'acqua, eccetera, come si fa a rendere pulita la produzione, a riconfigurare tutta l'industria, e la cifra che viene fuori corrisponde praticamente al 50% delle spese militari mondiali. Questo significa
che per far pace con il pianeta, prima di tutto, bisogna far pace con noi stessi. E sono questi i veri cambiamenti rivoluzionari che io ho ritrovato non dissimili e nemmeno meno duri di quelli che citavano Commoner e Wilson nell'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si. L'analisi è dura, non ammette repliche e praticamente richiama ad una politica lungimirante, libera dal sistema tecnofinanziario che non finisce di mostrare le sue disfunzioni e di incompatibilità con una società armonica e giusta. Velocissimamente Pescara, quanto mi era stato chiesto su Pescara, io penso che l'operazione della fusione sia un'operazione importantissima che doveva essere già fatta tanti anni prima nell'entroterra. Quindi cosa emerge oggi? La necessità di riequilibrare a livello ambientale e quindi trasferire praticamente questo modello ad altre realtà, soprattutto nell'entroterra. Perché c'è oggi un forte squilibrio, la forte conurbazione della costa e il consistente spopolamento dell'entroterra. E non possiamo non pensare che per prefigurare un futuro noi dobbiamo fare i conti anche con i cambiamenti climatici. Lì sono riportati due modelli che mostrano che cosa succederà nel 2050 nella costa adriatica e quindi quanta parte delle nostre città andrà sott'acqua. Non possiamo far finta di niente e dobbiamo pensare e fare le nostre scelte con la conoscenza più ampia possibile. Che cosa può fare? Io sono qui come anche rappresentante dell'università, io penso che l'università debba impegnarsi molto, moltissimo con le amministrazioni e dovrebbe essere al servizio delle comunità come centro di competenze. Voi sapete che oggi si sta parlando molto dei centri di competenze e industria e università, sono state selezionate alcune università in Italia che sono i grandi politecnici eccetera. Io credo che in Abruzzo, Abruzzo è una regione piccola ma per numero di persone e gli atenei sono dei piccoli atenei ma non per competenze, ritengo che sia possibile fare un'operazione del genere anche in Abruzzo. Grazie. Grazie alla professoressa Fornani, nel salutare il presidente del Tara Micuzzi, il procuratore di Vasto Di Florio, ci invito Franco Bassanini non solo per la sua relazione, ma invito anche a trarre poi le considerazioni conclusive dell'intera giornata. Prego, professor Bassanini. Ma io devo subito deludere chi mi ha presentato, non sono assolutamente in condizioni di poter tracciare delle conclusioni, anzi quello che vi dirò va preso con beneficio di inventario. Io non sono né un sociologo, né un futurologo, né un urbanista, né un teologo. Sono un giurista che quindi ha di per sé poco da dire rispetto ai grandi temi, alle grandi prospettive che sono state sviluppate questo pomeriggio da chi mi ha preceduto. Vi sottopongo qualche considerazione che trae anche spunto da quello che ho sentito, meglio che sono riuscito a sentire, perché confesso che per ragioni acustiche non sono riuscito a sentire quanto ha detto il mio amico De Rita e quindi non potrò tener conto come sarebbe doveroso, ma gli altri interventi li ho sentiti. E allora il primo dubbio che mi nasce e se
di fronte ai processi di grande inurbamento, la costruzione delle megalopoli, noi non abbiamo, come dire, come spesso capita, la testa rivolta lì dietro. È vero, negli ultimi 30 anni dipende da dove mettiamo il confine della megalopoli, insomma, dalle campagne alle grandi città si sono trasferiti circa 1 miliardo di persone negli ultimi 30 anni. Si sostiene che nei prossimi 20 anni 600 milioni di persone si trasferiranno dalle campagne, dalle aree interne della Cina alle grandi metropoli cinesi. È questo il secolo delle megalopoli? O invece il secolo delle megalopoli non è stato il secolo scorso, con un qualche prolungamento nel secolo attuale, nel 21° secolo, ma probabilmente la parte maggiore di questo secolo vedrà invece un diverso modello di organizzazione e di sviluppo. Io ho il dubbio che in effetti sia così, e alcuni dei fattori fondamentali sono stati sottolineati nell'ultimo intervento della professoressa Forlani, cioè alcune sfide, sicuramente come quella ambientale, spingono in questa direzione. Però l'altra è la grande rivoluzione tecnologica. La grande rivoluzione tecnologica, come sapete, crea straordinarie opportunità e mette di fronte anche a grandi problemi e grandi inconvenienti. Il solo fatto che è prevedibile che tra 20 anni metà dei lavori, metà delle attività umane siano lavori e attività che oggi non esistono, questo automaticamente significa che grosso modo metà degli attuali posti di lavoro scompariranno. E sappiamo perfettamente che la creazione di nuove attività e di nuovi lavori non avviene necessariamente negli stessi posti dove si distruggono i vecchi posti di lavoro, e sicuramente richiedono skills, competenze, professionalità, saperi che non sono gli stessi. Grande sfida, come sapete, per il nostro sistema di istruzione, al di là di istruzione, di formazione più in generale. Perché? Perché il nostro sistema scolastico è stato abituato a formare, a dare le competenze, le conoscenze, grosso modo per lavori che si conoscevano, che si evolvevano nel tempo, ma che si conoscevano. Oggi invece il sistema della formazione deve porsi il problema di formare delle persone che sappiano in domani fare dei lavori che oggi non esistono, apprendere dei lavori che oggi non esistono, inventare dei lavori che oggi non esistono. Quindi una sfida colossale. Però è vero anche che le nuove tecnologie offrono straordinarie opportunità. È vero, lo diceva la professoressa Forlani, che ancora le nuove tecnologie non sono ancora arrivate fino in fondo, nel senso che sono solo in parte disponibili, e comunque ci richiede tempo perché la cultura le assorba, le introietti e renda capaci di utilizzarle in tutte le loro potenzialità. Però 5G, fibra ottica, Internet of Things, intelligenza artificiale, utilizzo dei big data,
tutto questo sta per arrivare. Quando dico sta per arrivare, so benissimo che in parte è già arrivato, però ancora non ha prodotto i suoi effetti. Poi in parte non è arrivato, perché la fibra ottica abbiamo cominciato a metterla nelle nostre città in questi mesi, sostanzialmente. L'Italia avrebbe potuto essere all'avanguardia se a metà degli anni 90 l'allora Telecom Italia di Pascale avesse, che aveva avviato il cosiddetto piano Socrate, avesse potuto portarlo in porto. Poi arrivò dagli Stati Uniti quella che sembrava una straordinaria innovazione, che era la compressione digitale del segnale sul doppino di rame, la cosiddetta tecnica DSL, e improvvisamente si formò l'infrastrutturazione in fibra ottica, che in Italia era iniziata prima che in altri paesi. Quella tecnologia aveva dei limiti che sono poi emersi nei decenni successivi, e adesso è evidente che occorre un'infrastruttura in fibra ottica che sarà completata dalle nuove tecnologie di 5G e non domani di 6G. Queste offrono straordinarie opportunità che fanno sì che il processo di trasferimento fisico dalle campagne alle città, di trasferimento fisico dalle aree interne alle megalopoli, di trasferimento fisico dalle città minori verso le grandi conurbazioni urbane. E se ci si pensa, probabilmente tra qualche anno, tra qualche decennio al massimo, sarà completamente privo di senso, perché le stesse opportunità, le stesse strumenti, le stesse opportunità per quanto riguarda il lavoro, l'apprendimento, l'accesso alle conoscenze e ai saperi, per quanto riguarda l'intrattenimento, per quanto riguarda la qualità della vita, per quanto riguarda il welfare, per quanto riguarda la salute, quando, come dire, e già ormai ci siamo vicini, un consulto anche su i dati che emergono da una radiografia, una TAC e così via, può essere fatto tranquillamente tra i migliori primari che esistono al mondo in contemporanea senza spostarsi via rete. Quando le videoconferenze consentiranno, ormai ci siamo praticamente vicini o quanto arrivati, di discutere, di fare riunioni come se si fosse in presenza senza spostarsi dal luogo in cui si è, allora la domanda diventa: andiamo ancora verso le megalopoli, che hanno e pongono i problemi che giustamente venivano poco fa sottolineati, e che sono problemi ambientali, sono problemi di indifferenza, di perdita di identità, di burocratizzazione, di massificazione, oppure il futuro non è diverso, perché ormai le città sono senza confini, perché nel villaggio gli strumenti delle reti e delle tecnologie del villaggio globale consentono di fruire di tutti di tutte le opportunità senza spostarsi fisicamente. Se questo è vero, allora si apre il problema che il presidente D'Alfonso ha posto nel suo intervento, e che io l'ho scoperto soltanto questo pomeriggio, quasi una trappola per così dire, era l'occasione,
la ragione, il motivo, non voglio dire il pretesto perché è molto più consistente, per mettere insieme tutta questa gente con diverse competenze. Perché allora il problema è di come si ridefiniscono le strutture, i confini, che non sono più quelli fisici, che non rendono più necessario per poter andare, per poter avere tutte le opportunità di lavoro, di conoscenze, eccetera, non rendono necessario partire da Pescara o partire da dico il comune di Campli perché è l'ultimo in cui mi sono trovato prima di oggi insieme al presidente D'Alfonso. A Campli, quando è stato un mese fa, due mesi fa, con il presidente del Consiglio, che ha voluto dare in questo modo anche il segno dell'importanza nazionale di questa cosa, abbiamo avviato la costruzione della rete in fibra ottica di un comune della montagna abruzzese, e abbiamo detto che nel giro di qualche mese gli abitanti di quel comune avranno degli strumenti di accesso alle conoscenze, ai saperi, alle informazioni, alle possibilità di utilizzare i software attraverso la nuvola, i software più avanzati, che nel 90% dei quartieri di Roma non c'è ancora e arriverà solo tra qualche anno. Perché? Perché è partito oggi il progetto, è stata la conferenza stampa stamattina, il progetto che lancia l'infrastrutturazione fibra ottica del Comune di Roma, che in 5 anni porterà la fibra ottica a 3 milioni di abitanti, ma a Campli ci si arriva entro un anno, no? Questo però che cosa vuol dire? Vuol dire che sono tolti i vincoli fisici. Ricordava D'Alfonso, e quando, mentre lui parlava, mi è venuta in mente un'esperienza che ho fatto qualche anno fa, qualcuno l'ha sentita nominare, nella commissione Attali, che è una commissione che fu incaricata dal Presidente della Repubblica Francese di formulare tutte le proposte che potessero consentire di modernizzare la Francia, di liberare le energie del paese. E naturalmente erano di vario genere, tra queste c'era anche quello di una serie di riforme della struttura e dell'architettura istituzionale e amministrativa del paese. Ne uscirono 256 proposte, quella che incontrò più difficoltà fu la proposta di sopprimere i dipartimenti. I dipartimenti in Francia sono grosso modo come le province, e i dipartimenti in Francia furono disegnati alcuni secoli fa esattamente rispetto al capoluogo. Il confine veniva messo lungo il perimetro raggiungibile a cavallo, in una giornata di cavallo, che non era di 24 ore, perché non si cavalca per 24 ore, che era un certo periodo che adesso non vi so dire, e così si definirono i dipartimenti. In Italia le province sono arrivate molto dopo, perché sono arrivate con l'unificazione e quindi non sempre hanno seguito un criterio, però quello era, c'era questa tradizione. Perché allora il modo con cui si comunicava, il modo con cui ci si interrelava, era il più rapido, era il cavallo. Oggi come ci si interrela? Prima di tutto attraverso la rete. Dobbiamo ripensare. Quindi questo è il tema che l'iniziativa di oggi ha posto. Il vincolo fisico non c'è più, c'è invece l'opportunità di creare nuove città sulla base di una valutazione di qual è la dimensione ottimale per riuscire
a affrontare insieme i problemi di una comunità. Qui conta l'identità nei termini esattamente che il teologo, è un teologo del valore dell'arcivescovo Forte, ci ha posto. Identità e apertura non sono due termini contrapposti. Io penso che nel momento nel quale Angela Merkel ha avuto di fronte al momento di maggiore crisi del fenomeno dell'arrivo di rifugiati in Europa, abbiamo vissuto altri momenti ma molto più complessi perché c'erano rifugiati e c'erano migranti economici, e benché il problema dell'accoglienza non sia diverso nei confronti degli uni e degli altri, però dal punto di vista del diritto internazionale chi fugge dalla guerra ha un diritto riconosciuto anche dalle leggi internazionali, di fronte al quale però molti si rifiutarono. E Angela Merkel ha avuto il coraggio, davanti alla sua assemblea elettiva, al Bundestag tedesco, di dire: guardate, ci sono due ordini di ragioni, ma ciascuno dei due sarebbe sufficiente. Una è una ragione etica, perché se noi non accogliamo quelli che fuggono dalla guerra, noi tradiamo uno dei principi etici fondamentali su cui la civiltà europea, e se volete anche la civiltà europea nella sua radice cristiana, si è costruita. Ma la seconda ragione è che l'Europa in calo demografico ha bisogno di queste nuove energie, di queste nuove risorse, di queste, e quindi, ma il problema non è semplicemente farli entrare, è integrarli. Il problema è, il problema che anche oggi è sul tappeto ed è uno dei temi, non voglio entrare ovviamente e non si deve fare in questa sede in argomenti di campagna, uno dei temi della riflessione con cui si affronta anche la decisione elettorale del 4 di marzo è questo. Allora, qual è la dimensione nuova in un mondo che non ha più confini per definire l'ambito della comunità che discute di come affrontare e risolvere i problemi comuni, di come erogare i beni comuni che devono essere assicurati? I beni comuni poi sono quelli che professoressa Forlani aveva messo in luce. Guardate che, e qui entra il concetto di sussidiarietà, è fondamentale il concetto di sussidiarietà che ricordava l'arcivescovo Forte. Io considero, quando mi guardo indietro, avendo ormai una certa età, tra le cose di cui sono, per così dire, soddisfatto, è il fatto che il concetto di sussidiarietà, che ha una sua storia, che risale all'Ottocento, alla dottrina sociale della Chiesa e così via, e che in fondo era nel nostro sistema costituzionale a partire dall'articolo 2 e dall'articolo 5, però la parola sussidiarietà nel diritto italiano è entrato con una delle leggi Bassanini, la legge 59 del 97, che proponeva che delegava al governo a riorganizzare la distribuzione dei compiti e delle funzioni, quindi di le sedi nelle quali si erogano i beni comuni, si assicurano i beni comuni, secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale. Perché? Perché questa è una regola che consente di trovare la dimensione appropriata e più efficiente, e se vogliamo anche più democratica,
per farlo nel modo adeguato ai bisogni, alle scelte, ai desideri delle persone. Quindi è inutile che venga fatto da strutture istituzionali e, per così dire, virgolette, burocratiche, nel senso non negativo della parola, se può essere assicurato dalle stesse comunità, dai singoli, dalle famiglie, dalle organizzazioni della società civile. È inutile che debba essere assicurato dallo Stato, se lo può fare l'istituzione locale. E ci sono persino quei beni comuni che non possono essere assicurati né dalle istituzioni locali né dallo Stato, ma che richiedono una dimensione più ampia, l'Europa o addirittura le organizzazioni internazionali. Però quello che è avvenuto, ed è qui il punto secondo me fondamentale della riflessione, è che questa disruption, questo cambiamento che ha tolto di mezzo gran parte dei limiti fisici, il cavallo, ci impone di ridefinire i confini delle diverse comunità, dei diversi livelli di sussidiarietà. Mi diceva nell'orecchio il vostro presidente D'Alfonso: non dimenticare le macro regioni. No? Io vi confesso, non ci avevo pensato, ma ha ragione. Così come ormai oggi noi sappiamo che ci sono dei temi per cui non si decide a Roma, si decide a Bruxelles. Guardate che non è, abbiamo ceduto sovranità. In quei casi la sovranità se n'è già andata. O si decide a Bruxelles, in istituzioni democratiche.